dell'intero territorio regionale dopo il maltempo è contrassegnato da gravi problemi su tutte le strade, in particolare quelle che riscontrano maggiori difficoltà, almeno dalle rassegne stampe che noi abbiamo visto in questi giorni, sono sicuramente le strade provinciali e le strade statali. Il deterioramento è dovuto al fatto che abbiamo avuto neve e ghiaccio che, infiltrandosi nelle strade che hanno un carente stato manutentivo, provocano la rottura del manto e provocano buche assai pericolose. Ecco, chiediamo alla Regione che cosa ha intenzione di fare, cosa può fare, soprattutto riguardo alla questione delle strade provinciali, perché le province sono quelle che purtroppo ad oggi hanno avuto un calo di personale e soprattutto un calo di finanziamenti dedicati a questa questione. Grazie. Già la settimana scorsa abbiamo riunito i presidenti della provincia e intendiamo definire provincia per provincia quelle che sono le priorità manutentive al fine di chiedere al governo e all'ANAS le risorse aggiuntive per le competenze rispettive. Qui sono state attribuite alle province e alla città metropolitana di Bologna le risorse disponibili sul bilancio del 2018 per gli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete provinciale. A queste risorse regionali si devono aggiungere poi quelle che deriveranno dagli stanziamenti operati dallo Stato con la legge di stabilità del 2018. Questi devono essere ripartiti con un decreto ministeriale sulla base dei criteri che tengono conto della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e la vulnerabilità rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico. Sì, grazie Assessore, io la ringrazio intanto per i dati che ci ha dato. Purtroppo credo effettivamente che la Regione stia stanziando questi fondi, però stiamo cercando di fare veramente le nozze coi fichi secchi, perché io mi riferisco ad alcuni dati della provincia di Forlì-Cesena. So che la provincia di Forlì-Cesena ha 800.000 euro per far fronte a tutte le problematiche che ci sono solo in quella provincia e ci sono tante strade. Io faccio alcuni esempi della nostra provincia sulle quali poi dovranno passare anche gare ciclistiche. Faccio un esempio, io vengo da Longiano, conosco bene la situazione della strada che va da Longiano, della provinciale che va da Longiano verso Savignano, dove dovranno passare delle gare ciclistiche e dove i cittadini tutti i giorni si trovano in pericolo. Ma abbiamo tante altre segnalazioni dal Lughese, dal Faentino, dal Ravennate. E tutto questo deriva da quei tagli fatti quando si pensava di fare la riforma delle province semplicemente svuotandole e togliendoli i finanziamenti. Beh, quei tagli lineari e quei tagli fatti senza troppa riflessione hanno portato a perdere anni di manutenzione sulle strade. Perdere anni di manutenzione programmata vuol dire ridurre il tappeto di usura e intaccare il fondo stradale, e questo è quello che sta purtroppo succedendo. Quindi bene stanziare adesso in emergenza quel po' di fondi che ci sono, e mi invito comunque a cercarne ancora, e pensare anche ad alcune zone in particolare dove si svolge e parte adesso proprio in questi giorni la stagione cicloturistica legata quindi anche al turismo. L'altro aspetto è quello di, come Regione, visto che noi abbiamo una funzione programmatoria, è di dare una mano alle province sulla funzione programmatoria. Cosa vuol dire? La manutenzione programmata purtroppo è un concetto che sta andando perduto, quindi la Regione potrebbe cominciare a, oltre a fare il database delle strade che la Regione ha, abbiamo una pagina col database di tutte le strade regionali, fare un database delle manutenzioni e mettere in fila, questo mi ha detto che lo state facendo, le situazioni più urgenti. Da un database, si chiamano PMS, sono i Pavement Management System, sono dei sistemi che mettono in ordine lo stato manutentivo delle strade e danno indicazioni su quelle che sono più urgenti, perché dopo 10 anni un certo tipo di strada ha bisogno di rifare il tappettino, dopo 5 un altro magari ha un altro bisogno. Se non cominciamo a programmare in questa maniera ci ritroviamo poi a dover rattoppare continuamente. Rattoppare continuamente vuol dire moltiplicare i costi per avere un servizio peggiore. L'altro aspetto che secondo me la Regione deve pensare,
come ha fatto Regione Lombardia, non so se sia una soluzione definitiva o una soluzione praticabile, quella di riprenderci le strade ex provinciali che abbiamo dato alle ex statali, passate alla Regione e poi passate alla Provincia, perché se le Province non riescono a gestirle, forse come Regione dobbiamo cominciare a pensare a gestirle noi. L'altro aspetto è quello di convocare anche ANAS, perché è bene convocare le province per sentire le proprie esigenze, ma convocare ANAS e dirgli: guardate, abbiamo queste situazioni che sono critiche nella nostra regione, ANAS collabora con noi e datti delle priorità. Io penso che queste sono alcune iniziative, oltre a quello di andare a raschiare un po' il fondo del barile, che purtroppo è quello che ad oggi tocca fare, sono azioni che la regione può mettere in campo. Grazie.